Allora, prima di dirvi due parole di me, non tanto perché sia importante, ma per cercare di capire perché, per parlare di trasparenza, è stato chiamato un avvocato che non è proprio l'archetipo della trasparenza, devo dire. Volevo farvi una domanda per capire una cosa. Cioè, se voi doveste dire senza riflettere, se il concetto di trasparenza lo mettete nel positivo o nel negativo, avete due caselle, non iniziate a dire dipende, quelle robe lì, cioè istintivamente, chi pensando alla trasparenza pensa positivo, cioè concetto positivo? Chi negativo? Pochi hanno amanti, pochi evadono le tasse, beh direi che insomma la popolazione di Creative Morning, nothing to hide, come si suol dire. Come? Allora, perché un avvocato, non vi dico che cosa faccio adesso, vi dico che cosa facevo quando avevo 14-15 anni. Io sono nato in un paesino del Cuneese che contava 1000 anime e fin lì va bene. Il problema era che io ero figlio della professoressa di matematica, che era un po' come essere figli dell'NSA, cioè tutto il paese convergeva lì, e quindi qualsiasi cosa facessi nel paese arrivava all'orecchio dei miei con un'efficacia molto superiore ai pre-crime software che oggi prevedono i delitti, nel senso che io venivo tendenzialmente punito già agli atti preparatori delle mie scorribande. Peggio di me stava solo il figlio del medico condotto, lui era veramente fottuto, era come essere figlio di Google, nel senso che non riuscivamo a fare nulla. Vi dico questo perché ci ho riflettuto in questo tempo in cui mi sto occupando oggettivamente del problema della trasparenza, ovviamente legato al problema della privacy di cui sentiamo parlare. E ho pensato che io avevo delle strategie, cioè quando vivevo in questo paesino del Monregalese e arrivi a 15-16 anni e hai bisogno di uno spazio tuo, riflessione che facevo perché ho un figlio di 18 anni e una di 16 e vedo le loro lotte per difendere il loro spazio privato nei confronti dell'autorità che sono io. In allora erano i miei genitori l'autorità e devo dire era piuttosto poco democratica e impermeabile ai diritti fondamentali che vengono declamati, nel senso che i miei genitori se ne fregavano e per esempio i fumetti erano una porcheria a casa mia. Tutti i fumetti erano negli anni 70, immaginate. Io ricordo che per esempio adoravo Scorpio, adesso chi di voi siete troppo giovani, Scorpio aveva due cose fondamentali, dei fumetti belli perché dentro c'era l'entronauta eccetera eccetera, e però c'erano delle copertine assolutamente discinte, nel senso che se il fumetto era una porcata la copertina di Scorpio era contraria all'ordine pubblico, cioè non avrei mai potuto comprare quelle robe. Ergo, lì ho capito che, per esempio, la paghetta, cioè il fatto del denaro contante, era fondamentale per poter avere una vita privata, perché se ogni spesa viene sindacata dall'autorità, in allora erano i miei genitori, oggi potrebbe essere il fisco piuttosto che qualsiasi altra cosa, se io non ho la possibilità di comprare in libertà, io non ce l'avevo, perché se andavo dal tabaccaio del paese, che era l'unico che aveva i giornali, era come avere un parental control, nel senso era peggio del peggior software, in due secondi sapevano che avevo comprato quella porcata lì con, credo ci fosse la Brigliadori con la coscia di fuori, che detto qua nell'ex cinema porno mi fa capire che sono in tema. Allora cosa facevo? Usavo Tor, una specie di Tor, non so se sapete che cos'è Tor, no? È il software che ti permette di andare, cioè pigliavo la corriera, facevo 15 chilometri, andavo nel dark web che era la stazione dei pullman di Mondovì, dove c'era un'edicola dove nessuno mi conosceva, compravo Scorpio e me ne tornavo con i miei 15 chilometri. Era veramente una strategia di... La stessa cosa mi capitava quando subivo dei blocchi di frequentazione, tipo blocchi DNS, no? Quel sito lì no, non lo frequenti. Allora, per me erano blocchi fisici, nel senso tu non vai più da Enzino perché l'unico ricordo vero che ho è che un giorno scoppiarono
inavvertitamente alcuni petardi in canonica e questo fu un grosso problema e mi fu vietato, esattamente come Agicom mi blocca oggi alcuni siti illegali, allora lì dovevo fare dei proxy, nel senso che se dovevo andare da Enzino non potevo fare la via principale dove c'era il macellaio che era sempre lì sulla porta e che sapevo benissimo che avrebbe detto che io ero andato da Enzino, dovevo passare dalla via vecchia. Insomma, io avevo delle strategie per costruire quello che oggi io ritengo fondamentale e lo vedo nei miei figli che non rispondono mai al telefono, che hanno una vita durissima però rispetto a me, perché recentissimamente mi rendo conto che questi cazzo di registri elettronici sono un disastro per i nostri figli, perché noi se eravamo proprio nella bratta schisciavamo e due volte su tre ce la facevamo a non essere beccati, loro oggi non ce l'hanno più quella possibilità. Li becchiamo subito, ok? Allora, tutto questo mi ha fatto riflettere appunto su queste due cose. Uno, c'è un diritto, e qui arriva l'avvocato, ma sarò brevissimo, che non è tanto il diritto alla protezione dei dati, che non è tanto, che è proprio il diritto a una vita privata, che è intimamente connesso al concetto di dignità della persona. Io lo vedo proprio, lo vedo come genitore, l'ho visto nella mia vita. E questa cosa con la trasparenza e con quello che stiamo vivendo cozza. Cozza perché io mi immaginavo che in un ambiente smart, fico come questo, molto, avreste chiamato una qualche startup che aveva trovato una qualche soluzione per risolvere uno degli n problemi che oggi abbiamo. Noi viviamo in un mondo in cui grazie alla trasparenza, ai dati, al big data, io poi do per scontato tutto quello che leggiamo tutti i giorni, non voglio raccontarvi questa cosa qua. Però era l'idea che mi ero fatto era, beh, insomma, in un ambiente così smart arriverà una startup che ci spiegherà come potrà risolvere il problema, non lo so, delle tasse piuttosto che non della spesa sanitaria. Noi sappiamo benissimo che siamo, e io sono uno di quelli, perché poi io non sono un tecnofobico, io ho uno smartwatch, sono connesso 24 ore su 24 come tutti quanti. Nella presentazione io ho usato il termine on life, che è la crasi più o meno, non l'ho inventato io, l'ha inventato Luciano Floridi, che è un filosofo di Oxford che si occupa di queste cose, che dice se noi continuiamo a ragionare in online, offline, cioè se vediamo la nostra vita come una vita online e una vita offline, ragioniamo con 10 anni di ritardo. Noi non siamo più o online o offline, noi siamo on life, cioè ormai siamo pervasi dalla connessione. Io sono connesso, Google sa che sono qui perché mi geolocalizza anche se ho disattivato la geolocalizzazione, sa esattamente chi c'è in questa stanza, quindi crea delle relazioni, queste relazioni danno tutta una serie di informazioni. Noi siamo diventati trasparenti, questo è oggettivamente un dato di fatto. E internet, che quando è arrivato, perché poi io con l'università sono arrivato a Torino e ho avuto l'ebbrezza dell'anonimato, figuratevi, da San Michele di Mondovì io arrivavo ed ero a Torino dove non c'erano i miei, dove nessuno mi conosceva. Poi è arrivato internet e lì quella vignetta famosissima, in internet nessuno sa che sei un cane e c'è il cane che batte la... che adesso l'hanno rifatta e c'è il bello di internet che nessuno sa che sono un cane, e la vignetta dopo c'è quello dell'NSA che dice ah è un bracchetto ed è pure omosessuale perché sta con il... ci sono i due dell'NSA che raccontano. Per cui per un certo tempo noi ci siamo detti internet è il regno dell'anonimato e sfonderà tutti i muri di opacità del potere. Questo è una narrativa che noi abbiamo vissuto. Abbiamo pensato di poter esportare la democrazia con internet, no? Di abbattere i regimi autoritari con internet. Twitter era diventato, come dire, un tool fondamentale durante le rivolte in Iran, la rivolta arancione,
ci hanno raccontato che quella roba lì avrebbe posto i dittatori nel dilemma del dittatore, cioè o rinunciare a quella tecnologia e rimanere indietro e non avere uno sviluppo economico, oppure accettare quella tecnologia e veder crollato il loro potere. Non è andata così, questo lo sappiamo. Intanto perché alla fine poi che twittavano in Iran durante la rivoluzione c'erano 6 account, tutti gli altri erano seduti sul divano a New York, che erano sì iraniani, ma e quindi c'era questo mito della trasparenza e della comunicazione che poi era più un mito che non una vera realtà. E seconda cosa, perché quella tecnologia lì è ovviamente una tecnologia double face, nel senso che per quanto noi sfondassimo le porte del potere con l'informazione e per quanto l'informazione era potere, più potente avere al potere di sfruttare le stesse leve, per cui voi sapete benissimo, nei paesi autoritari abbiamo frotte di blogger che inquinano l'infosfera, abbiamo tutto un sistema di violazione di quella che sono appunto la privacy e i sistemi, e questo non solo nei paesi autoritari ma anche da noi. Ritorno però, faccio un passo indietro, nel senso, io sono convinto che quella trasparenza lì, cioè l'informazione che ti consente di svelare i meccanismi del potere, sia ancora un punto forte a favore delle nuove tecnologie. Però approfondendo mi rendo conto che la trasparenza è veramente una cosa strana. Leggevo un pezzo di Madison, quello dello Square Garden, cioè 1790, durante la redazione della Costituzione degli Stati Uniti, che diceva: se chi ha redatto la Costituzione degli Stati Uniti si fosse impegnato pubblicamente e le sedute, questo lo diceva nel 1798 mi pare, e le sedute fossero state pubbliche, non avremmo avuto questa Costituzione, perché chi doveva decidere non avrebbe avuto quella libertà di coscienza intima, ma sarebbe stato legato all'immagine, alle precedenti idee che aveva espresse, ci sarebbe stato un vincolo che avrebbe in qualche modo inquinato quella decisione. Questo è sottile questo passaggio, ma è vero, voi vi ricordate quella terribile scena del Movimento 5 Stelle che incontra Bersani, che fu mandata in streaming. Era una cosa imbarazzante, ma imbarazzante per noi, nel senso che io vivevo male, capivi che nessuno dei due era autentico, e non era autentico perché erano in streaming. Io che faccio l'avvocato, e tutti gli avvocati, e faccio l'avvocato penalista, cioè la peggior risma, e noi abbiamo un blocco nero, che sono le camere di consiglio dei giudici, cioè noi discutiamo le nostre cause, dopodiché il tribunale, e cosa succede lì dentro non si può sapere, ok? È una cosa che noi non sappiamo mai chi è a favore, chi è contro, di che cosa discutono. Quel blocco nero lì è un blocco di grande garanzia, cioè è un momento di segretezza che diventa un momento fondamentale. Vi faccio ancora un altro esempio in cui paradossalmente la trasparenza gioca. C'è uno studio, è giusto sapere per esempio chi finanzia i vari politici piuttosto che i vari partiti? Sì, in America ci sono leggi che impongono sopra i $100 di avere pubblicato nome, cognome, indirizzo, ma questa informazione non dice in realtà nulla, non è che spiega come voterà o se io ho preso, è un'informazione che rischia di essere nella massa delle informazioni distorta. C'è una vicenda molto nota, un professore di Harvard di diritto costituzionale che dice: ho speso la mia vita per cercare di far passare l'idea di essere neutrale, e sono profondamente neutrale io quando spiego la Costituzione degli Stati Uniti ai miei allievi. Questo signore fece 2 donazioni a 2 partiti, un repubblicano. A un certo punto sull'Huffington Post, a un certo punto per la verità ci fu un signore che è tutt'oggi anonimo, che prese questi dati, li mise, fece la startup di turno, li mise su una mappa di Google Map, e tu potevi in America cliccare sui vari punti e sapere chi aveva pagato chi.
Questa cosa fu ripresa dall'Huffington Post. L'Huffington Post, voi sapete, la forza dell'Huffington Post è una capacità di fare SEO spaventosa, nel senso che loro riescono ad andare nei primi posti di Google meglio di chiunque altra testata. Fu ripresa, insomma, il problema era che questo professore, se digitavi il suo nome, non venivano fuori tutti gli articoli accademici, veniva fuori il fatto che lui avesse pagato il Partito Democratico. Questa cosa dava un'informazione, un'immagine e un rimbalzo della sua immagine totalmente falsata, eppure era un effetto della trasparenza, era l'effetto di una cosa giusta. La stessa cosa, noi oggi abbiamo tutta una serie di rating dei nostri politici legati al numero di presenze in aula. Questa cosa qua, c'è uno studio tedesco, ha fatto sì che molti parlamentari abbiano il 100% di presenze in aula, ma con una produttività bassissima. Meglio forse sarebbe stato se se ne stavano nel loro lender a curare le questioni, ma siccome la trasparenza ha imposto questo parametro, voi immaginatevi, effettivamente, se guardiamo il nostro Parlamento, non lo so se Scilipoti sia al 100%, ma potrebbe anche avere il 100% e passare il tempo a giocare a carte in Parlamento. Allora, una norma giusta, è giusto che i cittadini sappiano quanto i loro parlamentari, non necessariamente ha quell'effetto. E questo è la trasparenza nei confronti del potere. Butto lì queste problematiche, poi vediamo se riusciamo a tirare fuori qualche cosa, però non è sempre e comunque positiva, dipende, ok? Noi viviamo in un tempo in cui la trasparenza è assunta a valore, allora la trasparenza non è un valore, può essere un mezzo che ha delle conseguenze positive o negative. Sulla nostra vita, questa è l'altra parte, e arrivo alla trasparenza asimmetrica, che vi devo dire è veramente un po' un'angoscia di questo mio tempo, perché quando io analizzo i miei tentativi di costruirmi una vita privata nell'adolescenza, capisco che io non controllavo il dato. Noi oggi abbiamo una normativa a protezione dei dati che cerca di darci la possibilità di controllare il nostro dato. Ma io non controllavo il fatto che il macellaio potesse o meno andare a dire, non avevo il controllo sul dato, avevo il controllo della situazione sociale, cioè sapevo quali erano le regole del gioco. Oggi noi abbiamo un problema che non è tanto quello che ci sta impegnando, voi sapete che è stato appena approvato il nuovo regolamento sulla privacy, che è una normativa complicatissima, che il cui effetto per adesso, perché poi quella non è ancora entrata in vigore, ma è molto simile a quella che abbiamo adesso, l'effetto maggiore è che noi abbiamo imparato a cliccare ok a cazzo su qualsiasi sito si apra, perché appare un banner e noi facciamo ok, ci fosse anche scritto sappiate che vi stiamo piazzando una cimice nel sedere, noi diciamo ok, perché io quello, davvero, la normativa dei cookie, io l'ho vista in quel modo lì. Ci dicono che il consenso dei dati, il consenso è fondamentale, la policy privacy di Apple è 9.000 parole più dell'Amleto. Allora, può darsi che voi abbiate letto e l'Amleto e la policy privacy di Apple, io dubito quantomeno sulla policy privacy di Apple. Questo tentativo di darci il controllo sui dati è, temo, un errore di prospettiva, perché io, e questa è una riflessione che ho fatto proprio ripensando ai miei 14 anni, ripeto, io non controllavo il mio dato, controllavo però la situazione sociale, cioè avevo chiare le regole di contesto in cui mi muovevo. E quello che mi manca oggi è la regola di contesto. Perché io sono trasparente e non posso farci niente, nel senso che o mi chiudo in una stanza, ma davvero mi chiudo in una stanza, perché se anche non ho lo smartphone, non ho il tablet e non mi collego a internet, a ogni passo sulla strada, io comunque vengo intercettato. Voi sapete, gli americani dividono i dati in tre, cioè i dati volontariamente dati, Facebook, i dati di circostanza, cioè i dati che io non è che immetto volontariamente, ma che inevitabilmente connetto, faccio una telefonata
tutti i metadati intorno alla telefonata, non il contenuto, ma i metadati intorno alla telefonata, sono dati di circostanza che io non controllo. C'è una slide bellissima sui metadati, perché questa storia dei metadati, il potere che cosa ti dice? Ma che cazzo te ne frega dei metadati? Mica so che cosa ti sei detto, so solo quando, a chi hai telefonato, quando e da dove. Allora c'è questa slide in cui dice, hai telefonato alle 2.30 a un servizio di a una messaggeria sexy, non so che cosa ti sei detto, quindi tutto bene. Poi hai telefonato alle 3 di pomeriggio a un centro per i risultati del test HIV, dopodiché hai telefonato alla tua compagnia di assicurazione, hai sentito il tuo medico e adesso sei sul ponte. Dice, io non so che cosa ti sei detto, sono solo metadati. Allora, questo per dire come poi in realtà noi non siamo neanche in grado di cogliere esattamente qual è la nostra trasparenza, ok? Ma, e quindi, come possiamo pensare, poi c'è il terzo, è i dati presi by coercion, cioè dove c'è una violazione della privacy by penetration, cioè quando ti ficcano il virus spia nel computer, quando diventi per una qualche ragione oggetto davvero di un attacco del criminale piuttosto che non dello Stato. Mi preoccupa molto di più quello dello Stato. Allora, in questa situazione in cui noi oggettivamente siamo trasparenti, quello che ci manca è la trasparenza rispetto a ciò che avviene di questi dati, no? Cioè, questi dati vanno nel big data. Questa cosa del big data è bellissima, nel senso che il big data è veramente come il sesso negli adolescenti, no? Cioè ne parlano tutti e nessuno lo fa, perché poi ci sono quelli che riescono, poche aziende, qualcuna riesce davvero a maneggiare questo big data. Io non so come ve lo immaginate voi, io mi immagino un caos pazzesco con dati buttati lì, eccetera, eccetera. Poi parlo con, c'è un istituto qua a Torino che è l'Easy Foundation, che sono bravissimi, sono forse tra i migliori in Italia per fare quello che si chiama data mining. Forse dovreste fare una conferenza con loro, perché loro ti raccontano come riescono a estrarre informazioni da dei dati che non si può neanche dire che sono dati personali, cioè anche la differenza tra dato personale e un dato personale perde di senso, perché ormai abbiamo questi enormi calcolatori meravigliosi, questi algoritmi, questo deep learning, per cui a un certo punto la macchina ingloba questi dati, viene fuori un risultato e manco quello che l'ha programmato la macchina sa perché cazzo è venuto fuori quel risultato. Quel risultato lì non è neutro. Beh, sembra una battuta, ma è così, nel senso che uno dei problemi che hanno gli informatici adesso è quello proprio di tornare indietro, cioè quando tu hai le macchine, le reti neurali verticali, che sono impressionanti, io ho visto gli schemi di quella di Google, sono decine di computer e di processori messi verticalmente che ricalcano proprio esattamente le reti neuronali del cervello, che arrivano a dei risultati giusti, ma che noi non sappiamo perché sono giusti. Cioè, fino a un po' di tempo fa noi pensavamo che il computer facesse ciò che noi dicevamo. Oggi il computer fa delle robe che è quello che gli diciamo, ma se lo fa per i fatti suoi, nel senso che poi non riusciamo a ritornare indietro. E quel risultato lì non è un risultato che non incide su di noi, perché noi abbiamo tutti un punteggio. Il credit score, che in America è oggetto di grande attenzione, direi dagli anni 80, e che noi abbiamo in Italia e che viene usato costantemente, voi andate ad aprire un conto in banca, voi vedete il tipino con la giacca e la cravatta gentile che ha lo schermo che voi non vedete, questo tipino immette il vostro nominativo e sa esattamente qual è il vostro punteggio di credito, ok? Come è formato quel punteggio di credito? E chi cazzo lo sa? Ma vogliamo traslare questo sotto un profilo? Oggi i nostri dati sanitari, voglio dire, se io mi faccio tracciare e faccio tutti i giorni un'oretta di jogging, sono uno tendenzialmente sano, certamente sarò molto più sano di uno che non si muove mai e mangia hamburger da mattina alla sera seduto sul divano.
se questo dato va in mano a una compagnia di assicurazione, è un dato fondamentale per la compagnia di assicurazione. Facciamo un passo avanti. È un dato fondamentale per lo Stato. Perché se io riesco a calibrare le spese sanitarie rispetto agli stili di vita dei cittadini, io ho un risparmio di spesa pazzesco. Ma badate che nell'assicurazione delle macchine noi stiamo facendo questa roba qua. Cioè, stiamo facendo il primo passo verso una roba disastrosa. Oggi le assicurazioni costano poco se voi avete il famoso black box che vi calcola quando viaggiate, come viaggiate, se andate forte, se andate piano, vi profila come guidatori. E se siete dei buoni guidatori, voi pagherete pochissimo di assicurazione. Ok? Provate a immaginare quando e avverrà. Sarà l'inverso. Cioè, se voi vi comportate bene, io ti do dei servizi, eccetera, eccetera. Se tu ti comporti male, io quei servizi non te li do e te li faccio pagare. Vuoi la tua privacy? Paghi. Non vuoi la tua privacy? Allora, fammi vedere che fai un'oretta di jogging tutte le mattine. Fammi vedere che non mangi come un maiale. Fammi vedere che la tua spesa è. E io ti abbasso le tasse. Può esserci una startup che mi inventa una roba del genere e piacerebbe moltissimo ai soluzionisti. C'è proprio una categoria degli internetcentristi, dei tecnocentristi, che si chiamano soluzionisti. Trovano le soluzioni, vanno nel big data e trovano le soluzioni. C'è un problema dell'inquinamento? Benissimo, piazziamo dei sensori in tutte le case, capiamo esattamente quando la gente consuma o non consuma e eroghiamo l'energia mirata. Risparmieremmo una follia, non inquineremmo più, ci faremmo i cazzi degli altri, ma quello è un piccolo particolare. Allora, è chiaro che per certi versi, tu quando senti, io vedo tante startup che parlano, hanno delle idee fenomenali, bellissime, risolvono il mondo, poi gli dici, sì scusami, però l'altro giorno mio figlio mi ha detto, io c'ho l'abbonamento del tram, mi hanno fatto la multa perché non ho passato il bip salendo sul... Dico, ma c'hai l'abbonamento? Ho pagato 180 euro io per farti girare. No, dice, mi ha spiegato che adesso, anche se hai l'abbonamento, devi passare. Perché deve passare? Perché loro hanno bisogno di dati. Devono sapere che Jacopo Blengino prende tutte le mattine il pullman alle 8:20 e scende davanti all'avvocato alle 8:32. Questa roba qua, è certo che è un dato fondamentale, perché tu alla fine arriva la rete neurale che ti mescia tutti questi dati e riesce a farti un sistema di trasporti perfettamente esigente, perfettamente efficiente. Il passaggio dopo è che però Jacopo Blengino non solo non riesce più a schicciare la scuola dai suoi genitori, ma Jacopo Blengino sarà profilato in maniera tale per cui non so quanto riuscirà ad avere del suo spazio di sopravvivenza. Ora, io non voglio quindi dare una visione distopica di dove stiamo andando, un po' sì, me ne rendo conto, ma il problema è che noi abbiamo tutta una serie di dati che noi diamo e noi diventiamo trasparenti. Dall'altra parte abbiamo due tipi di opacità. Uno, che tutto l'algoritmo, quelle che gli americani chiamano i black box, noi non li conosciamo. Non sappiamo neanche quali sono i nostri rating. E la differenza rispetto agli americani è che mentre in America non hanno il diritto alla protezione dei dati, cioè non hanno il problema di cliccare ok sui cookie, dell'informativa, del consenso, una normativa che tutti noi abbiamo in qualche modo quando è uscita ha detto oh finalmente proteggiamo un diritto, però hanno una grande discussione, che da noi manca completamente, dell'altra parte, cioè quali sono le regole che governano oggi quella roba lì? Perché c'è una legge che impone che tutti gli anni gli istituti di credito notifichino a ogni cittadino il suo rating di credit score e che gli spieghino come è venuto fuori. E il cittadino può dire, no, guarda che ti sbagli, io quel mutuo lì l'ho pagato, io quella cosa là. Questa roba qua è una roba che quando noi diciamo, ah ma negli Stati Uniti non c'è la privacy, balle, c'è molto di più di quello che abbiamo noi. Il credit score è il più famoso, perché ci fu una battaglia legale sul credit score, ma loro hanno l'health score, loro hanno decine di
di punteggi lo sanno e agiscono per cercare di capirlo. Noi manco lo sappiamo. Tu vai in banca e non ti danno il mutuo, mica lo sai perché non ti danno il mutuo. Nessuno te lo spiega. E questo è una parte. L'altra parte è il soggetto più interessato ad avere questi dati non sono gli hacker, gli Anonymous, eccetera, eccetera, anche, ma quelli delinquenti ci sono sempre stati. È lo Stato, ok? Allora, noi abbiamo un'opacità di quelle che sono le banche dati dello Stato, di cui non si può e non si riesce a parlare. Io, un po' per lavoro, un po' perché poi ogni tanto scrivo sul Post, eccetera, eccetera, ho cercato di capire, per esempio, che cazzo è il sistema informativo fiscale italiano. Esiste una società che si chiama Sogei che gestisce tutti i dati, ok? Dico, ma quali dati? Beh, tutti. Nel senso che, mano a mano, dal 2007 a oggi, centinaia di banche dati che sono tratti non dalle anagrafi, da banche pubbliche, ma banche dati private, l'Enel, i telefoni, tutti i servizi che voi usufruite, eccetera, eccetera. Tutti questi dati finiscono per legge, lo sapevate? No, in banche dati a cui hanno accesso le agenzie del fisco. E fin lì uno può anche dire combattiamo l'evasione, evviva, combattiamo l'evasione. Hanno accesso tutti i servizi di intelligence che oggi vanno molto di moda, AISE, AISI, eccetera, eccetera. Poi dico, e com'è che questi accedono? Perché noi, quando Snowden ha detto che l'NSA accedeva ai server di Google, noi ci siamo scandalizzati per modo di dire, perché ce ne fotteva niente, ma là si sono preoccupati. Beh, scopri che esistono dei decreti che sono segretati. Ora, io non voglio sapere che cosa c'è lì dentro, voglio sapere come fa un servizio di intelligence interno, che già uno dice che cazzo è il servizio di intelligence interno, ma quello uno si studia la legge e lo trova. No, non lo può sapere, perché sulla Gazzetta Ufficiale c'è il decreto del 2013 emesso da Monti, pubblicato per estratto, cioè c'è il titolo, modalità di accesso dei servizi segreti e di intelligence e delle autorità di controllo e law enforcement alle banche dati del SIS, FIS o come si chiama. E di nuovo un'opacità, quella sì che è un'opacità da combattere, e quella l'opacità asimmetrica. Dove io so di essere trasparente, posso anche accettarlo di essere trasparente. Lo ero nei confronti dei miei compaesani a San Michele di Mondovì, lo sono oggi nei confronti di N entità. Ditemi però quali sono le regole del gioco. Lì io voglio trasparenza. Non posso pensare che, vi dico solo più questa cosa, noi abbiamo, io faccio il penalista, mi occupo di questo tipo di reati, e girava questa cosa dei troiani, questa cosa del fatto che ti piazzassero una software dentro direttamente. Perché cosa succede? Succede che una volta le procure avevano il telefono, ma il telefono è fatto in modo e lavora a commutazione, cioè tu hai un centro, si sedevano sul server della Telecom e ascoltavano la tua telefonata. Oggi internet lavora a pacchetto, tu non hai più un centro, tu hai mille robe diverse, in più è tutto paracriptato, WhatsApp, eccetera, eccetera. Se tu non arrivi alla fonte, tu non riesci a spiare. C'erano i troiani. Ora, io ogni volta che faccio dei convegni, ho discusso anche in un convegno recentemente con il procuratore capo di Torino, dicendo guardate che se io lascio il procuratore capo di Torino per una settimana a casa mia e gli faccio leggere tutto ciò che trova, a parte il disordine, lui sa molto meno che se gli lascio 10 minuti il mio telefono in mano. Perché qua la mia vita è regolata, machine readable, perfettamente scalabile, e non sono solo le mail, e non sono... È scappato? Scusate.
infatti, immagino. Sì. Poi il fatto che questa roba qua vada sul web è di nuovo un'altra roba della trasparenza, perché se non fossimo sul web, se non fossimo così trasparenti, ve ne racconterei di peggiori, ma poi la pago. Non solo, ma accede a tutti i miei file remoti, perché qua trova le keychain, cioè trova quel file che contiene tutte le password di tutti i miei, di tutti i miei account remoti. Questa roba qua non è regolamentata, cioè il fatto che ci sia un soggetto, magari per le migliori ragioni, che si infila dentro questa roba qua a mia insaputa, che registra, fotografa, trasmette tutto quello che io faccio, dove sono, con chi sono, le voci degli altri, eccetera, eccetera, non è oggi regolata. Non è oggi regolata. E pare impossibile regolarla. Stiamo lottando da mesi con un gruppo di parlamentari per cercare di regolare questa cosa dei Trojan. Laddove io dico, guardate che il Trojan non è un'intercettazione telefonica, la Cassazione cerca di dire quello, non è il GPS, è molto di più, è una violazione del corpo digitale. C'è una sentenza bellissima, Ridley verso Stati Uniti, e qua voi capirete che io mano a mano, più vado avanti e più mi innamoro della legislazione degli Stati Uniti, perché il common law ha un grande vantaggio rispetto a noi, che non avendo leggi rigide, in tempi di grande cambiamento come questo, loro riescono con la giurisprudenza a modulare. Noi rimaniamo ancorati, cazzo, siamo ancorati a una Costituzione di 60 anni fa, che non riusciamo, non voglio, non è uno spot per il sì né per il no, ma tutti i diritti di cui io vi sto parlando, no, ma tutti i diritti, non mi importa il Senato, non il Senato, ma tutti, no, ma tutti i diritti di cui sto parlando io non li trovo nella Costituzione. Quando io vado nelle aule e dico, giudice, guardi che quella prova è illegittima, e l'altro mi dice, dov'è nella nostra Costituzione che io non posso entrarti nel cellulare? E io dico, che cazzo, non c'è in effetti, però non c'era neanche il cellulare, cazzo, quando l'hanno fatta. Allora vado a prendere le sentenze, ci sono le sentenze, eh sì, ma come gli Stati Uniti, però no. Grazie a Dio no, l'ultima sentenza che ho letto della Cassazione dice che un account Gmail non è corrispondenza, cioè che non è tutelato dalla riservatezza delle comunicazioni l'account Gmail, Cassazione, ok? Perché non ha capito che cazzo è l'account Gmail, mica perché ha fatto un ragionamento sui principi fondamentali. Cioè io vorrei che ve le leggesse, se voi capite qualcosa di tecnologico, leggete delle sentenze della Cassazione che ti dice, ma di che sta parlando? Cioè il Trojan è una microspia. Ma che microspia? Mi stai ficcando una roba che mi monitora 24 ore su 24, me e tutta la mia famiglia e tutti coloro che hanno a che fare con me. E anche il passato, che rimane cristallizzato lì. Quindi è tutto un altro mondo. Quindi noi abbiamo un problema. Poi noi avvocati diciamo, c'è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la quale è un po' più avanti. California. Ridley verso California è interessante perché era uno spacciatore. Per cui la difficoltà di queste cose qua è che devi sempre andare a lottare per i diritti fondamentali quando c'hai il pedofilo, che è brutto. Cioè quando loro ti hanno violato il diritto e hanno trovato effettivamente il corpo del reato, mette male andare a dire no, perché lei non poteva entrare. Dico, ho capito, però il cadavere c'era. Ma è vero, cioè devi trovare il cavallo buono per fare queste battaglie qua. Lui era, in America in questo sono molto più, cioè lo si vede anche nei film, no? Cioè le scarpette della bambina che provavano l'omicidio orribile della bambina, la perquisizione illegale, la giuria non tenga conto della scarpetta. E tu dici, ma come? Ma l'abbiamo beccato! Da noi non funziona così, l'albero dai frutti velenosi noi non l'abbiamo, loro ce l'hanno, cioè se la prova è invalida, inficia e diventa velenoso tutto il procedimento in America. Noi qua, male captum, bene retentur, diciamo, se lo pigli male, vabbè, ma intanto me lo tengo. Ma perché lì non è che... lascia stare. Riddle versus Scott, la Corte Suprema, dice questa cosa qua, il problema era un arrestato
come in Italia anche là, quando ti arrestano e ti privano della più fondamentale delle libertà, che è la libertà fisica di movimento, tu, agente di polizia, hai la possibilità di perquisire senza mandato, senza search and warrant, tutto ciò che c'è sulla scena. E sulla scena c'era uno smartphone. E il poliziotto, come avviene costantemente in Italia, piglia il coso, lo apre, poi normalmente fanno casino e la difesa riesce poi a avere, perché lì poi tentano di aprire il coso, piantano l'NSA, l'FBI, con l'iPhone, sono riusciti loro a bloccarselo, nel senso che quando hanno fatto casino per cercare di entrare, lo hanno bloccato, tant'è che l'Apple gli ha detto, vabbè, ma siete fessi, noi vi davamo tutto, ma se ci cambiate la password di iCloud, io non riesco più a darvi. Quindi fanno casino, ma al di là di quello, la Corte Suprema fa un passaggio bellissimo, perché dice, se un marziano arrivasse oggi sulla Terra, riterrebbe essere lo smartphone una parte anatomica essenziale dell'essere umano. E quindi la Corte Suprema dice, e quindi tu poliziotto neanche in quella situazione lì puoi permetterti di entrare senza un mandato del giudice dentro lo smartphone dell'arrestato. Anche perché dice, tu non entri solo nello smartphone dell'arrestato, entri anche nelle sue case digitali di tutti i suoi log e di tutti i suoi servizi cloud. E quindi, così come se trovi le chiavi di un appartamento non puoi andare a perquisire l'appartamento senza un mandato, non puoi aprire quello smartphone. In Italia c'è problema, eh? Cioè, lo smartphone ve lo pigliano anche se vi fermano per un eccesso di velocità. Allora, tutte queste problematiche, queste sono opache, nel senso che la regola non c'è, che sia una regola sociale o che sia una regola di diritto, in questo caso sarebbe importante avere una regola di diritto, non c'è, perché in qualche modo fa comodo a tutti, fa comodo a tanti, fa comodo a chi ha interesse a entrare. Quando c'è stata una sentenza delle Sezioni Unite, addirittura sui Trojan, che è meravigliosa, perché parte sostanzialmente dicendo, beh, ma non è una novità il fatto, è solo un recupero delle capacità elusive dei delinquenti. Nel senso che dicono, siccome usano tecnologie elusive, ma che tecnologie elusive? È la nostra vita. Cioè quella roba lì è la normalità, cioè mettiamoci d'accordo di che cosa stiamo parlando. Allora, la difficoltà che fa sì che io non riesca oggi a comprare Scorpio come lo compravo facendo il proxy, è che io non so quali sono le regole del gioco. Cioè, sono trasparente, lo so, lo posso anche accettare, non so, però non so quali sono i miei score, non so chi abbia i miei dati, non so chi può accedervi, non so lo Stato che cosa può fare o non può fare. Tutti noi sappiamo che se si presenta un poliziotto voi in casa potete non farlo entrare. Ma sapete se potete evitare che vi metta una cimice nel... No, perché la regola non c'è. Non si sa quando possono usare questo tipo di tecnologia. Allora, non ho la soluzione, evidentemente. Mi piace l'idea che, per esempio, in America ci sia una grande discussione sul fatto che le agenzie di intelligence devono rivelare immediatamente dove loro verificano le vulnerabilità. Voi sapete che per inserire questi troiani io devo cercare nei sistemi operativi un qualche baco, si chiamano le vulnerabilità, che comprano sul mercato nero, i famosi zero day. Lo zero day è la vulnerabilità non nota a zero giorni di notorietà rispetto al produttore del software. Se io ho uno zero day, so che ho un buco nel sistema operativo che mi permette di entrare, che non sarà patchato, non sarà sanato dal produttore, perché non lo sa. Ok? Allora, una roba che a me manda in bestia è quando, scorrendo la timeline di Twitter, del mio Twitter, ogni giorno c'è un convegno sulla cyber security. E ogni giorno ci spiegano che la cyber security dobbiamo farla noi, le password, e fate attenzione, e ci danno le istruzioni. E poi scopriamo
perché lo scopriamo tramite qualche leak, che l'NSA aveva lì delle vulnerabilità di Cisco, cioè aveva scoperto dei bachi di Cisco. Cisco è quello che gestisce i maggiori router dell'intera internet. Dal 2003 loro erano a conoscenza che c'era un modo di entrare nei router di Cisco, e dal 2003 non lo hanno detto a Cisco. Cisco si è un po' incazzata dicendo: ma di che cosa state parlando di cyber security? Voi avete lasciato mezzo mondo scoperto, cioè con la possibilità di entrare, mi verrebbe da dire, nel sedere della gente, e non ce lo dicevate perché vi faceva comodo avere la possibilità di entrare, e voi siete le agenzie che dovrebbero garantire la sicurezza. Di questa roba qua, in America c'è un grande dibattito, e esiste un codice etico per cui se una pubblica autorità viene a conoscenza di una vulnerabilità deve fare un preciso percorso di bilanciamento se non intende rivelarla immediatamente al produttore perché chiuda la falla. Qua da noi, un anno fa, c'è stato un leak di una società milanese che si chiamava Hacking Team. Gli hanno pubblicato le mail, abbiamo scoperto che i ROS, i servizi segreti, le procure, le pubbliche amministrazioni spendevano centinaia di migliaia di euro per comprare un cazzo di software che ha l'unico fine di violare i domicili informatici della gente. Quella roba lì è stata pubblicata, abbiamo cercato di capire come fosse possibile, perché poi io faccio l'avvocato, io nei fascicoli quelle robe lì mica le vedo. Perché ovviamente cosa fa la polizia? Ti piazza il coso, vede esattamente che cosa c'è. Poi, siccome questa roba qua sarà legale, sarà illegale, è regolata, non è regolata, vabbè, io tanto so che cosa c'è, vado, faccio la perquisizione, porto via tutto, intanto sfilo il troiano, e per anni hanno usato. Quando sono state pubblicate quelle mail di questa società Hacking Team, tutti noi penalisti ci siamo detti: ma come, che i ROS hanno speso qualche milione di euro per comprare un software che noi non abbiamo mai visto? Lo usavano, ma poi lo sfilavano. Tanto poi... Allora, questa roba qua... Poi io capisco tutto, c'è il terrorismo, non c'è il terrorismo. Chiudo con questo. La scorsa settimana abbiamo approvato una legge in Parlamento, praticamente all'unanimità, per cui negli asili nido mettiamo le telecamere a circuito chiuso. Ok? Che vuol dire abituiamoli da piccoli. Ma a me va benissimo, però la regola sociale, ditecelo, ok? Vogliamo abituarci ad avere la telecamera, perché il passaggio dopo, siccome ci sono stati 4 casi di maestre che davano i ceffoni, eccetera, o di... Allora, negli asili nido e nelle case di riposo ci sarà una telecamera a circuito chiuso. E quando uno dice, scusa, ma... che cazzo stai parlando? Ti dico, no, ma nessuno può vedere quelle registrazioni, nessuno le può vedere, sono criptate, le può vedere solo la procura a seguito di... Piazzatecele anche in casa nostra, perché le violenze familiari sono molto più pericolose, e molto più invasive, molto più difficili da provare, e quando tua moglie ti massacra nessuno ci crede che sei tu la vittima, voglio dire, perché poi c'è un problema di genere, io lo vedo in tribunale, io vivo, c'è un problema di genere, perché se difendi lui accusato è già difficile, ma accusare lei è impossibile, ci fosse la telecamera, lo capisco, piazziamole, ditecelo. Poi però non lamentiamoci se i nostri rapporti sono totalmente inautentici, perché se per trasparenza pensiamo ad autenticità, la risposta è no, è un'altra roba. Ho letto l'altro giorno una riflessione, non so se ci sta, ma mi piaceva molto, che è questa. La nostra vita ormai è non solo è trasparente, ma, come dicevi giustamente tu, è lì, è memorizzata. E noi abbiamo bisogno di porci la domanda, abbiamo bisogno di porci più di una domanda. Uno, quanta delinquenza siamo disposti, quanta devianza siamo disposti a tollerare nella nostra società? Perché volendo oggi noi arriviamo a zero, volendo oggi noi la devianza la chiudiamo, ok?
quanto è importante consentire che le persone delinquano? Per me è un casino perché mi pagano, ma io ricordo a tutti voi che nel momento in cui Rosa Parker si è seduta nel sedile dei bianchi ha violato una legge, ok? Che oggi forse non potrebbe violare perché quel cazzo di bip la farebbe andare direttamente nel posto a lei assegnato e non sarebbe riuscita, c'è un automatismo della legge. Gli obiettori di coscienza. Cioè, io sono vecchio, ma ricordo le battaglie dei ragazzi buttati in galera perché non volevano partire i militari. Violavano la legge. Non vorrei dirvi, ma è evidente che ogni progresso, ogni passaggio determina delle rotture. Ci sono dei comportamenti devianti per la maggioranza che sono fondamentali per il progresso dell'umanità. Se non ci fosse stato Napster che violava i diritti d'autore, noi oggi staremmo ancora lì a comprare i CD, perché fosse per le case discografiche internet era una roba piena solo di pirati. Invece se abbiamo Spotify e se abbiamo tutta quella cosa è perché c'è stata gente che ha rischiato la galera per mettere online e per permettere alla cultura di circolare. Violava la legge. Allora, violare la legge ogni tanto è fondamentale ed è soprattutto fondamentale poter decidere di violarla o di non violarla. Non che io non la violo perché l'app non me lo consente, perché sono costantemente sotto controllo, perché ci sono le app. Guardate che le leggi autoapplicative via app ci sono, i DRM, per cui tu ti compri un brano e non riesci a spostarlo da un'altra parte perché c'è un sistema informatico che non te lo fa spostare, quella roba lì è il primo passaggio della legge autoapplicante. Non vi ho parlato dei precrame, non me lo pago, quello che volevo dirvi era questo, pensavo che se oggi Proust scrivesse oggi, forse più che l'odore delle Madeleine vi darebbe la ricetta, nel senso che avrebbe a disposizione esattamente come sono fatte ste cazzo di Madeleine, che poi abbiamo scoperto non erano le Madeleine. Invece questo difetto di memoria, questa difficoltà di ricordo, questa imperfezione ci dà quel senso che è la vita. Allora la trasparenza in questo momento per me, no buono, un po' di opacità, grazie.